Grazie, consigliere Primo. Vede, sindaco, consiglieri comunali, noi rispetto alla questione dei divisori dei conti ci siamo già pronunciati, insomma. Abbiamo messo in campo una serie di percorsi amministrativi che indicano già qual è il nostro percorso, qual è il nostro indirizzo, che è quello detto prima dal consigliere Sciottanzi. Se posso continuare, sembra un minimo di attenzione. E in verità lei una cosa la dice, caro sindaco, ed è secondo me il motivo principale per cui effettivamente c'è l'intenzione di rinviare questo consiglio comunale. Perché di centrodestra non c'è l'accordo politico sui divisori da nominare. Il centrodestra ancora una volta arriva il consiglio comunale spaccato, ancora una volta il sindaco, che è il maggiore responsabile di tutta questa situazione, non è riuscito a trovare la quadratura politica. Rispetto a questa posizione politica legittima, io credo, in verità credevo, che l'opposizione esercitasse fino in fondo il suo ruolo. Un'opposizione senza se e senza ma, un'opposizione nuda, un'opposizione che quando rileva che perché nel centro-destra ci stanno delle difficoltà politiche non fa sconto al centro-destra, ma un'opposizione che va fino in fondo, perché la questione del collegio delle risorse dei conti, come già avevo occasione di dire nel precedente consiglio comunale, è una questione che misura la tenuta politica della maggioranza. La responsabilità di inviare il Consiglio Comunale è solo della maggioranza, l'opposizione deve fare l'opposizione. L'ultima cosa poi, sindaco, sui giudizi approssimativi che lei ha espresso nei confronti del consigliere Fuccio. Lei deve sapere, forse non lo sa, perché per un certo periodo mi dicono che era lontano da casa, quindi le precedenti esperienze amministrative le ha vissute poco, e se le sono state raccontate, le sono state raccontate male. Chi vi parla insieme al consigliere Fuccio si è contraddistinto nella passata amministrazione, ma anche in questa, perché è riuscito a mettere in campo progetti, iniziative che stanno agli atti del comune. L'ufficio antiracket, che è dallo sindaco, non è un'invenzione fatta da lei, ma è una istituzione creata dal consigliere Fuccio. I 5 emendamenti messi in campo nel precedente bilancio di previsione, che appostavano risorse per la manutenzione delle strade, per la pubblica illuminazione, per l'adeguamento contrattuale dell'LSU, per appostare soldi alle politiche giovanili che lei ha tagliato, perché doveva aumentare logicamente lo stipendio degli statisti, sono iniziative messe in campo non dal Partito Democratico, ma dal consigliere Balsamo e Fuccio. Quindi lei prima di parlare si informi e se non più così si dimentica. Grazie.